E finiamo la puntata con le barche solari. Ad Avigliana, questa volta non è stata una gara, è stato un raduno di barche solari e in questa occasione abbiamo visto le barche che conosciamo già, compresa la nostra barca Lilia, ma abbiamo visto anche una nuova barca presentata da Ferdinando Monaco e da Simone Rambaldi, la Sirena, che è stata presentata in una nuova versione, questa volta un catamarano. Vediamo. Nel 2013, l'ormai classica manifestazione dedicata alle barche solari, che negli ultimi anni veniva organizzata come competizione ed addirittura a livello europeo da parte dell'ente Parco Laghi di Avigliana, ha subito un drastico ridimensionamento. La manifestazione è stata organizzata a livello di raduno, grazie alla caparbietà e alla perseveranza di Graziella Bazzani, factotum di questo meeting delle barche ecologiche. In questo modo, nel Lago Grande di Avigliana, si sono presentati le barche Gianni e Senofonte, che giocano in casa, con Luciano Motta e Aldo Blandino al timone. Roberto Signorelli ha portato il suo stupendo catamarano Electro Solar, mentre il nostro team di Electric Motor News è stato presente con la barca solare Lilia, timonata da Zio Presti, all'anagrafe Giuseppe Prestini, e sponsorizzata da Accumulatori BPM, un nuovo sponsor che ha fornito le batterie alla barca Lilia, mentre si è visto per la prima volta in Italia il catamarano solare Sirena 2, costruita da due ottimi tecnici del settore dei veicoli elettrici, quali sono Ferdinando Monaco e Simone Rambaldi, uniti nello stesso tetto del team VX Moto con sede ad Agnadello in provincia di Cremona. La barca è un catamarano Mattia 16 del 1981, da 4,70 metri di lunghezza, dovutamente modificato in diversi particolari per alloggiare tutto l'equipaggiamento necessario alla trazione elettrica. La barca funziona ad una tensione nominale di 33,3 volt ed è stata dotata di 9 celle al litio polimeri da 3,7 volt ciascuna a 60 ampere, mentre i pannelli solari sono due, ciascuno da 245 watt di picco. Simone e Ferdinando hanno deciso di utilizzare un motore prototipo da 6 kW di potenza del tipo brushless, trifase, abbinato al controller Sevcom da 36 V. Insieme trasmette la potenza all'elica originale Evinrude. Bisogna sottolineare determinate caratteristiche molto importanti di questa squadra e della professionalità e il metodo con il quale lavorano sull'imbarcazione, come d'altra parte lo fanno anche nel lavoro quotidiano della propria vita, strettamente legato ai veicoli elettrici. Infatti ad Avigliana hanno continuato a sperimentare diversi particolari e a misurare molti parametri della barca, alla sua seconda comparsa dopo la gara che hanno corso a Berlino. Così, Ferdinando Monaco si è avvicinato con aria serena e preoccupata e ha detto: "Non siamo soddisfatti con questi dati che abbiamo preso oggi, che ci indicano che a 6 km all'ora consumiamo 30 ampere, a 8 km all'ora il consumo è di 40 ampere e a 10 km all'ora il consumo sale a 55 ampere." Durante tutta la giornata, oltre a fare il turnover al timone della barca, Ferdinando Monaco e Simone Rambaldi hanno continuato ad acquisire esperienza sportiva e tecnica nella navigazione attraverso le diverse misurazioni fatte. In Germania abbiamo avuto una lezione molto importante di quanto sia delicato l'equilibrio della barca, ha detto Simone Rambaldi, aggiungendo che avevamo il tubo del timone completamente aperto in modo che l'aria entrava e sporcava il flusso d'acqua che andava direttamente all'elica. In questa configurazione abbiamo fatto la prima prova con un tempo di circa 4 minuti. Per la seconda prova abbiamo coperto il buco e quindi annullato il passaggio d'aria e abbiamo fatto un tempo di circa 2 minuti. Ora inizia il momento di guardare molti particolari sottili e di provare per migliorare un'imbarcazione nata bene e soprattutto con due genitori che se l'intendono di elettronica. La giornata sportiva si è svolta in alcuni casi a portare diverse persone a navigare con l'energia del sole, come nel caso della barca Senofonte, mentre
il resto delle imbarcazioni ha svolto prove di slalom, di partenza e di velocità in modo di mostrare al pubblico quello che si può fare con le barche alimentate dall'energia solare. In questo modo finiamo la puntata numero 22 di Electric Motor News dell'anno 2013, non ci resta che augurarvi una buona settimana a tutti e darvi appuntamento, se volete, alla settimana prossima, sempre in questa rete a questo orario. Grazie, arrivederci e buona settimana a tutti.